sincronia. È il secondo pezzo che ho ascoltato e detto è mio. Però in questo caso il pezzo è di Egon Vigue. Vi farò notare una cosa importantissima: il testo è di Egon Vigue. Non però cosa di cui dovete notare una cosa. Allora, lui, siccome è un paraculo, se ne uscirà col fatto che, siccome questo pezzo è scritto per una donna, questo pezzo è scritto per me. In realtà c'è una frase che sdogana tutto e che spiega che il pezzo non è scritto per me. La frase in questione è: i tuoi seni dilatati dal mio volto. Mo voglio capire, voi che siete qui, guarda a me, i seni, dove li vedete? Ma seni e coseni sono figure geometriche, no, sono immaginarie, no? C'ho ragione io. Io voglio semplicemente dire che sto riprendendo tutto. Dobbiamo dirlo questa cosa. Le donne con senza seno sono belle uguali. No, a volte anche di più. Ah. Anche gli uomini senza seno. Anche quelli col seno. Grazie. No, è bello che l'uomo sia dotato di... In ogni uomo c'è una donna. Super dotato. Andiamo. Rocco Docet. Ok, allora ribadiamo questa cosa, questo concetto. Il pezzo non viene suonato. Io non so la tonalità. Neanche io. Il pezzo è stato suonato meno l'ultima volta al compleanno di tuo fratello 2 anni fa. Esattamente. Vai. Rita, okay. Non scappare via, resta più qua. Ooh.
l'abbiamo fatta, amiche. Passo da bimbo.